Un 21enne di nazionalità marocchina e di professione fruttivendolo è stato arrestato nella flagranza del reato per tentata estorsione e ricettazione. Il tutto ai danni di un noto imprenditore fanese che nei giorni scorsi si era recato al comando dei carabinieri di Fano per denunciare un furto avvenuto nella sua auto. All'interno c'erano un iPad, un iPhone, nonché diverse carte di credito e bancomat spariti. Il giorno successivo uno sconosciuto ha contattato l'imprenditore tramite un social network chiedendo di poterlo incontrare con lo scopo di raggiungere un accordo per restituirgli la refurtiva al prezzo di 200 euro. Ma all'appuntamento in un bar della zona di Bellocchi vanno anche i militari. Dopo qualche minuto di attesa si è presentato il giovane marocchino che non appena entrato nel locale pubblico ha riconosciuto la sua vittima per averne già visto le fotografie sul tablet. Così il ragazzo non si è fatto problemi a confermare di essere in possesso dei suoi oggetti tecnologici e a chiedere in cambio i soldi. Dopo aver visto che effettivamente il 21enne li aveva con sé, i carabinieri lo hanno ammanettato e condotto al carcere di Pesaro. Dopo l'interrogatorio di garanzia è stato invece inviato agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Fano. All'imprenditore è stato restituito il tablet, mentre del telefono e delle carte di credito nessuna traccia. Dopo qualche giorno l'imprenditore si è presentato di nuovo al comando della stazione dei carabinieri di Fano per denunciare che le carte di credito rubate erano state utilizzate subito dopo il furto. L'acquisizione immediata dei video installati negli sportelli Bancomat, dove erano stati fatti i prelievi, ha consentito di accertare che era stato sempre il 21enne a prelevare grazie ai codici acquisiti attraverso il tablet della vittima. Le nuove risultanze sono al vaglio dell'autorità giudiziaria, che potrebbe aggravare la misura detentiva a cui è sottoposto il marocchino.